Tutti ricorderete che l'eccidio della Benedicta è stata la più tragica e sanguinosa strage di partigiani avvenuta in Italia nel corso di una vera e propria operazione bellica, cioè il rastrellamento della Pasqua del 1944. Nell'eccidio di cui abbiamo appena celebrato il 76esimo anniversario, persero la vita circa 150 ragazzi fucilati e oltre 200 deportati. Il numero esatto è ancora oggi oggetto di studi e ricerche. Al termine, i nazifascisti distrussero l'antica Grangia Benedettina, fondata nell'undicesimo secolo, di cui oggi rimangono solo alcuni ruderi. Della storia e memoria di quegli avvenimenti si occupano da sempre l'ANPI e l'ISRAEL, ma dal 2004 esiste anche l'Associazione Memoria della Benedicta, costituita da una cinquantina di enti piemontesi e liguri. Dal 2003 al 2007 il sito è stato coinvolto nel progetto europeo La Memoria delle Alpi, che ha prodotto il primo centro di documentazione multimediale alla Cascina Pizzo e la Rete dei Sentieri della Libertà. Successivamente, un altro progetto finanziato da fondi europei, fondi FESR, ha costituito il Parco della Pace, che interagisce a sua volta con l'Ecomuseo di Cascina Moglioni e con il Parco regionale. Oggi, infine, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Città Metropolitana di Torino di partecipare al progetto Interreg Pace, che coinvolge i luoghi della memoria, piemontesi, liguri, valdostani e francesi. Oggi il centro di documentazione regionale che ho il piacere di dirigere, istituito formalmente con la legge regionale del 2006, ha il compito di coordinare e valorizzare a livello nazionale e internazionale tutte le realtà di cui abbiamo parlato e anche gli altri siti più conosciuti della resistenza piemontese, a partire da Fondotoce, Paralup, Colle dell'Iss e Martinetto, cercando insieme a loro di costituire con il Polo del Novecento, la rete digitale integrata dei luoghi della guerra e della resistenza. Proprio in seguito alla situazione di emergenza che stiamo vivendo e a questo 75esimo anniversario della liberazione celebrato esclusivamente in modo virtuale, attraverso il web, i social, valorizzando banche dati e archivi audiovisivi, giornali locali digitalizzati e altre risorse online, stiamo sperimentando e apprezzando lo sforzo realizzato dalla Regione Piemonte negli scorsi anni e siamo in grado di svilupparlo nei prossimi anni con una prospettiva sia didattica e culturale e anche turistica, attraverso un lavoro che durerà nei prossimi mesi e anni. Grazie a tutti e buon 25 aprile.